Eccoci di nuovo in linea, siamo durante il riscaldamento del quarto di finale successivo. Come vi avevo promesso, abbiamo ospiti importanti ai nostri microfoni. Qui accanto a me c'è Marcelo Capitani. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere sempre qua a Bari con Pasqualotti, che lui fa sempre delle cose belle, questo torneo organizzato da lui, della FIT. Ringraziare a Luigi Carraro che si sta muovendo tanto. Oggi con grande piacere vedere questa partita che abbiamo visto prima, eccellente a livello tattico, tecnico, velocità di palle. Per darvi un'idea di chi abbiamo ai nostri microfoni, sappiate che lui insieme forse a Gustavo Spector, insieme a Gustavo Spector ha portato, se vogliamo, il gioco del padel in Italia. Sì, Gustavo, bueno, è un gran professionale che da tanto tempo che sta qua in Italia sta facendo un grandissimo lavoro per fare la crescita del padel qua in Italia. Ormai si è esploso ovunque, credo che il padel è un sport che oggi non è una moda, è una realtà. Scusate il mio italiano, mi sto preparando, però no, dicevo che Gustavo ha fatto grandissimo passi avanti con tutti i ragazzi, sta allenando a tanti giocatori, è l'allenatore della nazionale, quindi complimenti perché sta facendo veramente grande. Raccontaci qualcosa di te, vorremmo sapere innanzitutto se vieni anche tu dal tennis oppure sei nato giocatore di padel, perché okay. Insomma in Argentina... Io ho iniziato con una modalità che si chiama tennis criollo in Argentina, era un sport molto conosciuto là. Sono stato campione argentino, si giocava con racchetta di legno, tennis criollo. Poi mi è passato al tennis e al 15 anni ho iniziato a giocare a padel. Mi sono innamorato e da là ho giocato per sempre. È stato in Buenos Aires, nel circuito di professionista, con 17 anni. Io oggi mi trovo qua. Ho fatto la carriera in Spagna, 14 anni di World Padel Tour. È stato 21 al mondo e ho vinto qualche partita, però ho perso tante altre, molto di più. In questo ti stavo facendo proprio questa domanda, in questo momento sei numero 319 World Padel Tour, 320 World Padel Tour, il tuo best ranking è stato 21, sì. Per capire di cosa stiamo parlando, insomma, e sei del 75, giusto? 1975, Nel futuro che cosa vedi? Allora, io mi trovo in Roma, sto lavorando in un circolo che si chiama Sol Padel con Donatella e con Flavio, che sono due persone bravissime, stanno facendo tante cose per il padel, quindi mi trovo là. Poi ho dei progetti con il padel per allenare alla nazionale Under, che questo è un incarico che l'ho preso con tanta voglia, con tanta gioia, perché è una cosa carinissima allenare a tutti i ragazzi. Che oggi si vede come stanno portando il padel. Abbiamo giocato il mondiale l'anno scorso alla Spagna e quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo, quarto di finale, contentissimo di poter collaborare con questi ragazzi che oggi crescono in un sport che è nuovo però che sta andando molto forte. Beh, più che chiederti di non smettere mai, noi non possiamo fare, nel senso che se ci regali le giocate che ci stai regalando in questi giorni, per noi puoi continuare a giocare per altri 20 anni, poi fai tu, decidi tu. Grazie, no, io mi trovo veramente bene fisicamente, quindi quest'anno giocherò, l'obiettivo mio quest'anno è dare il massimo con il Grand Slam, con tutti i tornei italiani, bueno, continuare a dare battaglia. In coppia con... In coppia ora sono con Andrés Britos e dopo se verrà, però con Andrés mi trovo molto bene, molto facile giocare al fianco di lui perché va ovunque, quindi io solo devo passare la palla di là, però purtroppo oggi abbiamo una partita che è tosta, dura, quindi faremo il massimo possibile. Allora in bocca al lupo, ti ringraziamo per essere grazie, stato grazie a voi, complimenti, ospite. Grazie. Complimenti per tutto questo lavoro che state facendo per il padel, grazie a voi. Molte grazie, ciao Marcelo. Rieccoci dopo questo momento meraviglioso per me che sono appassionato di questo sport, avere accanto e poter scambiare due parole con uno dei mostri sacri della storia di questo gioco
è stato sicuramente emozionante. Questa seconda partita la commenterà con me un altro ospite di eccezione, sponsor tecnico del torneo, è il referente Yoma di zona. Yoma, come vedete, è uno dei marchi più importanti del mondo del padel, e abbiamo qui accanto Angelo Corti, referente Yoma, che magari può salutarci al volo. Intanto, dopo nei primissimi scambi del match, abbiamo già visto un per tre e già è recuperato da Fernandez. Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi sento un po' fuori luogo ad arrivare dopo Marcello Capitani, che è un'icona di questo sport. Sì, scusate, ci sono dei problemi tecnici. Intanto stiamo facendo uno scambio che credo duri da almeno 20 o 30 battute. Sarà una partita lunga. Sì. Una partita lunga. Devi abituarti, Angelo. Sì, ecco. Sì, devi abituarti. E niente, quindi sì, ringrazio per l'invito, sponsor tecnico della manifestazione, ma soprattutto del centro Palacendro, che grazie a Pasquale De Ruvo sta riuscendo in un'impresa, cioè quella di far nascere uno sport dal nulla, diciamo così, perché insomma in poco più di un anno ha portato tanta gente in questo bellissimo peraltro centro, e adesso con questa manifestazione chiaramente sta coronando un po' quello che era uno dei suoi sogni, credo. Assolutamente, parlando con Pasquale, poi magari dopo proviamo a strappare pure da lui qualche dichiarazione. Sappiamo che anche lui proviene dal tennis, era un appassionato di tennis, ha provato questo gioco e se n'è innamorato. Intanto adesso vi racconto chi c'è in campo. L'intervista di Marcelo ci ha un po' distratto. Il primo game l'hanno vinto i ragazzi in basso, questi due che vedete con la maglia celeste e blu scuro. In realtà sono entrambe le coppie in celeste e blu scuro. Cattaneo, un nostro portacolori, Cattaneo e Coelho. Cattaneo gioca a sinistra, è quello con la maglia celeste e bianca, fasciata, diciamo così. E quello in blu che gioca a destra è Coelho. Di fronte trovano la testa di serie numero 1 del tabellone, quindi verosimilmente i favoriti del torneo, ma non sembrano avere molto timore reverenziale. Sì. Hanno subito aggredito Maxi Grabiel, che è la testa di serie numero 1, ma anche il giocatore con la classifica più alta tra i giocatori arrivati qui a Trigiano questa settimana, è numero 52 del mondo, ed è il giocatore a destra, questo di spalle che vedete adesso in blu scuro, questo in celeste con la maglia celeste e il cappellino bianco, e invece Antonio Fernandez Ciano, numero 62 del World Padel Tour. Sembrano essere partiti meglio la coppia italo-spagnola, Angelo. Sì, chiaramente, insomma, quale motivazione può essere più grande che giocare contro il 52 e il 62, se non sbaglio, sì, esatto, del mondo. Ovviamente li stanno aggredendo fin dall'inizio, anche se sicuramente i due campioni del World Padel Tour non si risparmieranno. Ecco qua, appena finito di dirlo, preso in pieno Coelho da Grabiel. Coelho Manso, abbiamo qualcosa da raccontarvi di questo ragazzo. È ritenuto uno dei talenti emergenti del padel mondiale. Pensa, Angelo, che è un 2002, esattamente come il ragazzo che abbiamo visto nella partita precedente. Quest'anno Manuel Restivo, che è uno dei giocatori che in tornei World Padel Tour arriva sempre ai quarti di finale, insomma un giocatore, un toppissimo, lo ha scelto come compagno. Perfetto. Per cui ha puntato su quel ragazzo lungo e alto che vedete dall'altra parte del campo, e noi sto ragazzo ce l'abbiamo qui a Trigiano oggi. Beh, motivo di soddisfazione sicuramente poterlo vedere dal vivo. Questi sono ragazzi che poi calcano
i campi di tutto il mondo, perché il movimento del padel è sicuramente un movimento che in questo momento sta crescendo in Italia. Diciamo che Roma è stata un po' la pioniera di questo sport. Intanto ho cercato un numero qua io. Sì, perché credo sia arrivato insomma da una decina d'anni lì, forse qualcosa in meno. Però si sta sviluppando insomma a macchia d'olio in tutta la nostra nazione. Però c'è da dire anche che nelle altre parti del mondo, nel resto del mondo, è uno sport già avviato. Beh, ovviamente, soprattutto nei paesi latini, no? Assolutamente sì. Beh, nasce in Messico questo sport, quindi ovviamente loro sono arrivati prima. Sì, una storia un po' particolare quella di questo sport. È nata nella villa di un riccone messicano, per un errore di valutazione. Sì, praticamente sì. Voleva costruire un campo da tennis in giardino. Dopo aver tracciato le linee, si è accorto che c'era la recinzione della villa e non aveva lo spazio dell'out, quello che serve, no? Nel gioco del tennis. Ha pensato bene di giocarci lo stesso e ha fatto un favore al mondo dello sport mondiale. Beh, io personalmente poi ho avuto modo di vedere qualche campo al di fuori dall'Italia, ultimamente a Barcellona, e c'è il muro, cioè... Sui lati c'è il muro. Sì, quindi... sì, nel senso che quelli più rustici, sì, diciamo così, sono così fatti con i muri invece quelli fatti che in con casa. I vetri, diciamo. Sì, quelli fatti. Intanto ha sbagliato uno smash facile, Cattaneo, forse per un po' di voglia di chiudere il punto, perché chiudere il punto con questi due di spalle è davvero un'impresa. Qui invece la lavora, prova a farla morire sul vetro, Grabiel alza due pallonetti interessanti. Che bella la giocata di Fernandez. Ciano. Quindi game 2-1. Con break. Sì, 2-1 con break, credo. Ecco, ci siamo distratti chiacchierando e non abbiamo seguito, ma credo che siamo 2-1 con break, come ha detto Angelo. E quindi per i più alti in classifica. Quindi 2-1 e vanno a servire. Certo che oggi per noi che abbiamo la fortuna di frequentare questo centro settimanalmente è un gran bel vedere, perché insomma c'è tantissima gente, vedere il parcheggio pieno fuori sicuramente per chi come Pasquale ci ha creduto al primo momento è già un primo step, un primo risultato. Beh, oggi è elegantissimo, proprio per... Mai visto. Proprio per non scordarsi di questo momento, probabilmente. Come vi dicevo, la tribunetta che noi non possiamo vedere qui sotto è sempre più gremita e probabilmente riuscite a intravedere la gente invece assiepata sulla balaustra alla sinistra del campo. Peraltro fatta in tempi record. Ah sì, la tribunetta sì, ma Pasquale si sa, ama stupire più che deludere, ecco. Intanto è riniziata con il primo punto del quarto game. Di prepotenza Max Grabiel, senza badare troppo alla forma ma più alla sostanza. Pare sia cambiata un po' l'inerzia della gara, Eh sì, i primi game avevano aggredito molto Cattaneo e Coelho. Adesso invece il break probabilmente ha dato fiducia alla le teste di serie numero 1. Intanto 0-15. Poi insomma durante la partita avremo modo di raccontarvi di Daniele Cattaneo, che è il numero 1 del padel italiano, è il numero 230 World Padel Tour. E c'ha diverse cosette interessanti da raccontarci. Magari proveremo a strappare qualche sua dichiarazione a fine partita, se ci riusciamo. 30-15, credo. 30 pari adesso. 15-30. Ok, 30 pari.
Abbiamo visto che Coelho ha un rovescio alquanto tennistico a due mani. Sì, sì, lo dicevo prima, che il rovescio a due mani in questo gioco non è così usuale. No. Però è il secondo ragazzo, soprattutto nei ragazzi giovani, che sto vedendo. Intanto palla break. Sì, sì, intanto palla break. Sto vedendo nei ragazzi giovani questo modo di colpire il rovescio. Probabilmente sono nati tennisti. E il tennis adesso spesso in età giovanile si insegna a due mani. Prova a alzare il pallonetto Cattaneo, lavora. Beh, per la fortuna palla. Questo è un periodo di break. Luce per il tennis italiano. Subito scusami Angelo, prima. Il contro break. 2-2. Per cui insomma sembrava potesse essere segnato già il destino del primo set. Invece Cattaneo Coelho. Sì, stavo dicendo che comunque questo aumento del movimento del padel nasce anche da un periodo brutta questa. Periodo di luce per il tennis italiano. Come sappiamo abbiamo chiuso con Berrettini nella top 10 l'annata scorsa e con Fognini subito fuori. Ma oltre loro, insomma, c'è Sinner che è arrivato proprio ieri, è stato eliminato nei quarti a Rotterdam per mano di uno spagnolo, ironia della sorte, che è Carreño. Diciamo che per gli sport di racchetta c'è una buona primavera nel nostro paese, no? Stiamo vivendo un periodo importante. Dopo un ventennio e oltre. Questo, come l'ha fatta morire Cattaneo intanto? Di buio. Guardate cosa combina adesso, però non ci riesce per il muro, non ci riesce per il muro, ci sarebbe riuscito. Intanto ho perso un attimino di vista il punteggio. Credo siano 15-30, se non sbaglio. Riesce a prendere con rovescio, la tira in campo, Cattaneo la alza togliendo la disponibilità di una talpa, perché era veramente sottoterra sta palla. Bravo Fernandez. Fernandez, eccolo là. Oh, è uscito. Bravo, ha fatto un per tre. Angelo, bravissimo Cattaneo. L'ha tirato davvero dalla bravissimo linea di servizio. Molto bene, molto bene. Ci possiamo concedere, credo, un pizzico di patriottismo in questa telecronaca. Beh, in questo sport dominato dai latini, ci perdoneranno. Se siamo questo secondo quarto un pochettino teniamo per... Se sventoliamo un po' la nostra bandiera. Sì. Guardate che recupero, ragazzi. Però non ce n'è. Coelho. Quindi portano a casa il 3-2. Coelho Cattaneo. Stiamo cercando informazioni intanto, come vi dicevo, della nostra beniamina Claudia Noemi Cascella, che aveva di fronte uno scontro proibitivo. E vediamo che il match è terminato, ma non abbiamo capito ancora come. Siamo 6-4, 5-2. Sì. Purtroppo perdono, hanno perso il primo e stanno perdendo il secondo, ma insomma anche per loro è stata un confrontarsi con un mondo che non ci appartiene purtroppo ancora. Insomma. Intanto ulteriore fuori campo. Per 4, no Angelo? Ha spiegato poco nella prima telecronaca che cosa significa per 4. Sì, bisogna un po' erudire il pubblico. Sì, perché siamo un po' acerbi. Per 4 sono i metri dell'altezza della rete che è alle spalle dei giocatori, e quindi la palla va oltre la rete di 4 metri. Quando invece passa lateralmente si dice per 3, perché la rete di 3 metri. È alta 3 metri, esatto.
Intanto siamo sul 30-0. 30-0, sì. È bella questa, eh? Risposta morbida. Cattaneo, sì, fuori. Si lamenta forse della luce, gli ha dato probabilmente fastidio, sì. Si è lamentato dei fari, gli ha dato fastidio. Il nuovissimo LED messo dall'amico De Ruvo, che come si diceva campo prima, tirato a nuovo sì, per sì, l'occasione. Si diceva prima, non ha badato a spese per l'evento. Tre pari. Game che è filato via veloce. Tenuto a zero, come si suol dire in gergo anche tennistico, game perfetto. Partita che comunque, a dispetto di quella che poteva sembrare la classifica, è abbastanza equilibrata. Oh, sono appena andato a consultare gli avversari di Noemi Cascella, di Claudia, che erano le teste di serie, sono le teste di serie numero 1 del proibitivissimo torneo. Quindi insomma, che stiano facendo partita 6-4, 6-2, credo sia un grandissimo risultato, tant'è che il numeroso pubblico sta facendo un tifo indemoniato. Non credo sia ancora finita, quindi non credo sia 6-2. Ah, bene. Tanto scivola Cattaneo. Sì. Cercando l'esecuzione di una palla corta. Quindici pari, credo. Che chiude, bella. Chiude ancora. Che bella. Ciano con uno strettino lungo linea. Questi sono giocatori che possono fare la differenza da un momento all'altro, in qualsiasi momento della gara. Lavora sulla diagonale di rovescio adesso Cattaneo, chiama davanti Ciano. Intanto finisce in questo momento. Verosimilmente 6-2? Cambia poco, nel senso che comunque finisce qui l'avventura della nostra Claudia. Cattaneo sceglie di lavorarla questa, forse avrebbe potuto spingerla, cosa che non fa, sceglie di tirarla invece. Mamma mia. Fernandez Ciano da casa sua, da casa sua, quasi di spalle sul vetro, con una naturalezza, l'ho detto prima Angio, tu non c'eri, la cosa che disarma, che vederla in TV sembra tutto facile. Per noi che siamo dei modestissimi praticatori, praticanti di questo sport, facciamo una fatica enorme solo per tirarla di là, figuriamoci a compiere un per tre alla pallina. La cosa che sto notando più di tutte è la velocità di gioco, che in televisione non ha giustizia. Sì, è vero. Sembra decisamente più intanto lento. Break, attenzione, perché intanto Daniele purtroppo è stato breccato. Il break è stato suggellato da un urlo importante di Grabiel e Fernandez, che evidentemente sentono la partita. Sì, stanno cercando di caricarsi a vicenda, perché di sicuro il duo Cattaneo-Coelho sta dando loro filo da torcere. Sono le teste di serie numero 7, Cattaneo-Coelho contro la 1, per cui la classifica direbbe partita piuttosto indirizzata, ma fino a questo momento... Anche qui, anche in questo sport la palla è tonda, quindi può succedere tutto. Ah sì? Non sapevo fosse addirittura tonda la pallina. Ieri abbiamo assistito anche a una ottima prova dei nostri istruttori, no? L'istruttore di tennis del nostro, di padel del nostro circolo. Sono due argentini, Joaquin Bolognese e Joel Ventura, che hanno passato un turno nel tabellone principale, fermandosi ieri sera agli ottavi, una partita con un sacco di gente. Non c'era molta storia contro due italo-argentini che vedremo più avanti nella giornata. Britos Capitani, giusto? Sì, esatto. Marcelo, che abbiamo visto prima ai nostri microfoni, e Britos.
Però insomma ci hanno fatto divertire, ci hanno fatto, hanno mantenuto, è riuscito a prenderla quasi Cattaneo, faceva quasi un miracolo, una palla che doveva rompere il vetro, anticipando anche il suo compagno che era corso sì, per andare a recuperare da fuori, sì, esatto. Come spesso, come avete visto in questo momento, il pallonetto tirato sul giocatore di destra è spesso giocato in realtà da quello di sinistra, che invade tra virgolette un pochettino il campo del compagno, perché con il destro, con il nella parte sinistra del campo, come vi dicevo, gioca il giocatore più offensivo, più bravo nelle chiusure dei punti, per cui quando è possibile far giocare a lui lo smash, il gioco d'attacco, è sempre meglio, preferibile rispetto al giocatore di destra. Poi insomma questi quattro la sanno giocare un po' tutti e quattro lo smash. Beh sì, credo che a questi livelli poi questo discorso sia abbastanza relativo. Molto molto equilibrata la gara. Sì, c'è ancora il break. Sì, dovranno confermarlo. Per ora lui non ci arriva per pochissimo. Daniele, peccato. Peccato, poteva ribaltare le sorti del punto. Ancora Grabiel al servizio. Buono il pallonetto di quello. Mamma mia, cosa ha preso adesso? Alzato un po' la volley Cattaneo. Scambio ad alti ritmi. Lo strettino di dritto. Bravissimo. Ancora in mezzo. Grabiel prova a lavorarla sull'angolo. Molto bravo Coelho, che entra adesso. Sì. Cambiano di posizione. Bravo Daniele, lo chiude Daniele, molto bene, molto bello. L'applauso del competente pubblico sta a testimoniare. Anche loro un po' campanilisti, diciamo. Sì, dici una punta. Come cazzo? Scusate. Stiamo vedendo delle follie proprio. È rimasta in campo quella, visto Angelo? Quella di Cattaneo. Adesso la butta fuori, capi. Benedice la coppia avversaria, Maxi Grabiel, che però insomma lo scambio è lungo, per cui saranno parità, immagino, forse ci siamo persi sì, qualcosa, qualche punto dovrebbe essere parità, perché stanno ancora giocando e sta servendo credo da destra Grabiel, dovrebbe essere parità, 4-3 e servizio per Grabiel e Fernandez. Ciano cerca sempre l'angolo, non ha ancora tirato un servizio lungo linea, ha sempre cercato il vetro, il vantaggio, vetro d'angolo. Cercheranno di chiuderla. La chiudono. Sì, e confermano il break. 5-3. 5-3 per la coppia numero 1 del tabellone. Un nastro che non aiuta più di tanto Coelho. No, vabbè. Qui la fa uscire Daniele. La prende, attenzione, la palla resta in gioco, meravigliosa. Fernandez ora la fa arrivare sull'altro vetro, ragazzi. La presa, forse tu non sei riuscito a vedere, la presa da Daniele, no. Ha anticipato il vetro. Credevo avesse fatto doppia sponda. No. Credo che sia tranquillamente nelle loro corde. Adesso Coelho chiude con un ottimo smash. Una palla morbida di Ciano. 15 pari. Coelho tra l'altro unico mancino della gara. Sì, te lo volevo far notare prima, poi mi è passato di mente. Come ho già spiegato durante la prima partita, i mancini a questo gioco giocano a destra. Continua ad alzare ste palle che dal vetro si abbassano. Bravo anche qui Coelho. Bravissimo. La prende. Grabiel l'appoggia sempre, è un vero giocatore di destra.
portano a casa il punto, sì. Sì, sì, un punto importante. 15 pari mi pare, vanno 30-15, importantissimo. Devono cercare di rimanere agganciati in gara. Non si sa mai, perché il decimo gioco poi... Eccolo là, sbaglia la risposta Fernandez. 40 gioco da ragazzi. Gioco da ragazzi per Daniele Cattaneo. Sì, le è rimasta un po' corta a Fernandez Ciano. Cerca di lavorare un po' la palla Cattaneo. Probabilmente tatticamente un po' sbagliata, sì, questa mossa, sì, di Coelho, che è andato a pestare i piedi a Cattaneo. Ha esagerato nel voler giocare per forza di rovescio lo smash, la bandeja, più che uno smash. Palla buona. E ha scoperto il suo lato di campo, non dando il tempo al compagno di coprirlo. 30 pari, credo, giusto Angelo? No, 43, se non vado errato. 40 pari dovrebbe essere adesso. Vediamo da dove batte. 40 pari. Sì, giusto, giusto. Ci siamo distratti, non abbiamo visto perché il vantaggio. Oh, brutta questa. Errore brutto di Coelho e primo set è andato. Doppio break, 6-3. 6-3. Dici, allora abbiamo sbagliato tutto, forse stiamo seguendo un'altra gara. Sì, ci può stare, all'inizio i primi game saranno sfuggiti via velocemente, mentre abbiamo chiacchierato, sì, con, sì, Marcello. I primi game eravamo con Marcello, abbiamo perso la bussola. Tanto magari possiamo dare un po' di risultati anche. Ma dal femminile abbiamo parlato femminile. Di Cascella. Adesso stanno giocando deve cominciare il terzo quarto di finale. Sono andata un po' più veloce la. Sappiamo cosa. Cosa ha fatto Susanello. Perfetto. Quindi sempre per il nostro campanilismo. Abbiamo nelle ragazze un passaggio di turno, sì, 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 certo. Importante. E sono le nostre numero uno. Sì, sì. Intanto inizia il decimo game. Daniele sbaglia la volée. Adesso appena finisce il set, se Simone Cremona, che abbiamo qui accanto, vuole onorarci di scambiare due chiacchiere con noi, magari ci racconta un po' del suo padel, del suo mondo, del loro mondo, perché per noi noi facciamo un altro gioco. Facciamo un altro gioco. Sì. Sicuramente questo è un lavoro che parte da lontano. Oggi qui da noi a Bari stiamo vedendo i primi frutti ancora di questo lavoro, che comunque, come detto, parte da lontano. Ancora un per 4 di Coelho. Ragazzo davvero molto interessante, considerata anche l'età, appena 18enne. Sì, no, giocherà in coppia con Restivo, mi pare, Coelho, ho letto da qualche parte.
cui insomma non un compagno qualsiasi. Ragazzi 2002. Risponde Fernandez Ciano. Si respira un po' di tensione in campo, effettivamente, un game molto importante. Sì, sì. Primi game un po' più spettacolari, no? Un po' più sì. A braccio sciolto. Che allora è set. Finisce in questo momento. Il primo è andato 6-4. Approfittiamo per sentire da Simone Cremona. Simone Cremona è il numero 2 in Italia. Quest'anno sì. Sì. Chiuso sì. Il numero 2 dietro a Bruno. Sì. E sei numero 240? 240, ad oggi sì. 240, diciamo che è un percorso che va fatto tra allenamenti e non allenamenti. E quest'anno ovviamente con l'ingresso dei FIP intanto si ha una possibilità. Salutiamo gli amici a casa. Ciao a tutti. E si ha la possibilità di poter entrare a far parte del circuito internazionale, perché nel World Padel Tour un po' il fatto è che era sempre un po' chiuso il numero e per entrare ci volevano wildcard, non wildcard. Con l'ingresso dei FIP c'è possibilità di poter comunque competere con i grandi campioni e di fare esperienza, secondo me. Sì, perché questi tornei, non lo abbiamo ancora detto, danno 40 punti sì, World Padel Tour. FIP Star, che è una tipologia, distribuisce 40 punti, che sono comunque tanti, e se dovessi prenderli a fare solo tappe del World Padel Tour è veramente tosta. Quindi sicuramente è un'ottima occasione anche per salire in classifica, per riuscire a scalarla e per riuscire comunque a fare match importanti come questo, esatto, che stiamo vedendo. Sono il 50, sono quasi tra il 50 e il 100, esatto, del mondo, per cui insomma, per voi è importantissimo provare, vedere a che punto siamo, insomma. Leggevo dalla tua biografia che fino a 15 anni giocavi a tennis. Sì. Poi che è successo? Ho giocato a livello, diciamo, semi professionistico fino ai juniores e poi ovviamente la scuola ha prevalso, nel senso che ho cominciato a frequentare di più, ho dovuto frequentare e ho dovuto smetterlo di farlo a livello quasi professionistico, quindi poi ho iniziato a studiare, lavorare, giocare, ma non era più. E poi ho scoperto il padel giocando tra amici tennisti e da lì è nata una passione così, mi ci sono messo, ho iniziato ad allenarmi e ormai adesso è diventato il mio lavoro. Pensa un po' come è cambiata la vita. Pensa un po' come è cambiata la vita. E le prime volte ci hai giocato in Italia? Cioè, ci ho giocato in Italia, okay. Milano, Gardanella. E da lì, dopo aver giocato così tra amici, abbiamo deciso di andare a fare un torneo a Riccione. Ma giocavamo proprio da tennis, padel, parete. Come giochiamo noi? Esattamente, tennis puro. E la differenza è che poi abbiamo giocato questo torneo contro una coppia che stava. Uno stava in nazionale e l'altro era lì, ma stavano tra i primi 10 d'Italia e abbiamo fatto match, abbiamo perso 7-5, 7-5. Allora vi siete ingolositi. Allora mi sono ingolosito e ho detto vabbè, proviamo a vedere un pochino, ed è andata come sta andando, nel senso che... Immagino che nella vostra crescita ci sia per forza degli stage, dei clinic in Spagna. Sì, io sono stato, oltre ad allenarmi qua a Milano col mio CT che è Gustavo Spector, sono stato a Valladolid dove si allena Arturo Coelho, sì, sto okay. Da lui, da Gustavo Pratto, sono stato là 2 settimane e quindi lì poi ci sono tanti ragazzi giovani, 18-19, comunque si stanno 4-5 giocatori che stanno nei primi 50. È una metodologia di gioco diversa, sono tante situazioni diverse, però diciamo che ogni 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 faccio 2 settimane o 3 di step là in Spagna. Ah, caspita, quindi sì. Sì, l'intenzione quest'anno è di continuare questo percorso parallelo tra Milano e Valladolid. Tu sei, leggo, 1987, sì. Quindi c'hai 33 anni 33 quest'anno. Anni quest'anno a settembre. Che si fa? Nel senso che so che il padel è abbastanza longevo, sì, come però, sport. Sì, però bisogna allenarsi. Io sto, per fortuna, incrociamo le dita, ma non ho mai avuto infortuni fisicamente, sono sempre stato bene. Però comunque l'atletica e la preparazione è fondamentale, perché sembra che sia uno sport, dici giochi in due, il campo è piccolo, non è vero, nel senso che a livello, più sale il livello e più è faticoso, perché comunque gli scambi durano 20-30 palle, quindi bisogna essere preparati fisicamente, non immagino. Basta che di talento non vai da nessuna parte,
E poi ovviamente noi non abbiamo 20 anni alle spalle di padel, però credo che comunque chi viene dal tennis ed è stato un buon tennista abbia delle buone prospettive, perché comunque ha già mano, già la gestione della racchetta. Ecco, e questo, a volte in certi aspetti può essere un vantaggio anche se ecco tenendo. Questa è una cosa che mi piace chiedere a uno come te che insomma è del mestiere. Qualcuno dice è un male venire dal tennis perché ti porti dietro le impugnature, le... qualcuno dice io no. Non sono totalmente d'accordo, nel senso che io ad oggi, se devo dire la verità, del tennis credo di non aver mantenuto niente. Però è un vantaggio da un lato per chi gioca un buon tennis e ha giocato un buon tennis anche nella manualità a mano, nel giocare sotto rete, avere un buon smash, comunque è un vantaggio. E lo step secondo me più complicato è proprio togliersi tutte queste abitudini del tennis e far entrare di più l'ideologia del padel. E molti tennisti che sono stati molto ma molto più forti di me e fanno fatica a fare questo passaggio, è solo quello step di rendersi i vetri amici, di capire, esatto, un pochino una volta il gioco, capito il meccanismo può essere un aiuto, essere il fatto di avere la mano del tennista, okay, quindi okay. Non credo che chi sia nato tennista non possa, cioè Juan Martín Díaz è stato un tennista molto forte fino a 15 anni e poi è stato numero nei primi, è stato un numero uno per 15 anni a seguito. Intanto sul campo non è riuscito Daniele a recuperare una palla. Un per tre difficile, molto bravo Fernandez. Sto giocando un buon match. Senti, raccontaci invece dei tuoi progetti per la stagione in corso. Che tornei farai? Dove proverai? Quest'anno, beh, oltre a giocare il circuito, adesso il 1° marzo inizia la Serie A. E che giocherò per l'Orange Padel Club. E abbiamo un gioco in squadra con Patignotis, che ha perso purtroppo il turno prima. E c'ha una mano. Una mano pazzesca, poi si muove come un gatto. Delle uscite da parete meravigliose. E poi avremo in squadra Bella Steghin, insomma Arianna Sanchez, che ha chiuso quest'anno la coppia numero 2 del mondo, Chiara Papacena e tanti altri. Quindi... sarà una bella occasione soprattutto per fare anche dei bei match. Poi il circuito italiano, il circuito Slam sicuramente dovremo giocarlo, campionati italiani, e sicuramente poi tutti i FIP in programma. Adesso credo che a marzo andrò a Dubai a giocare un FIP Star. Veniamo anche noi, eh? Angelo, che ne dici? Accompagnare a Dubai, che sono sempre belle andare a giocare in quelle location. Non tutte sono così, però se c'è occasione. E poi i tornei World Padel Tour, FIP, tutto. Senti, quest'anno. A proposito di location, visto che l'hai nominata tu, dacci le impressioni su questa location. Noi conosciamo la nostra realtà, non sappiamo... Diciamo che pochi circoli possono permettersi ad oggi di ospitare un torneo così importante. E circolo con 5 campi e... quindi credo chiusi, che sia non chiusi, attenzione. Quindi attenzione, chiusi. E questa è una cosa fondamentale, una giornata come ieri di pioggia non si sarebbe potuto giocare. L'abbiamo visto agli europei, no? Che l'europeo cosa è stato un dramma fare. E quindi poi Pasquale è comunque un grande organizzatore, ci tiene tantissimo al padel, è uno che ha tanta passione nel fare. Io sono venuto qua a giocare 2 slam in questi anni e il FIP quest'anno, e devo dire che l'organizzazione è sempre impeccabile, è tutto, quindi... Bene, dai, promosso allora. Diciamo promosso a pieni voti. E il Palakendo promossi a pieni voti. Esatto. Va bene, allora ringraziamo il campione d'Europa, ricordiamolo, non so se l'ho detto in partenza, ma Simone Cremona è campione d'Europa in carica con la nazionale a Villa Panfili, giusto? A Roma avete vinto esatto. Al Bola, perché c'era sia il Bola che il Villa Panfili, però Bola siamo riusciti a schiacciare la Francia. Sotto un diluvio universale, esatto. Con un freddo incredibile. Esatto. Ti ricordi? Noi abbiamo visto in TV su Sky, sì. Va bene, grazie a voi. Grazie, e buona giornata. Grazie, Simone. Grazie. Angelo, ti ho dato il compito di seguire il punteggio. Intanto che sì, in questo momento sono 1-1. E servono Cattaneo Coelho. Ripeto, ve lo avevo annunciato, siamo qui a Trigiano, abbiamo i giocatori più forti del mondo di questo sport, soprattutto i più forti italiani,
I più forti italiani ci sono tutti. Ci sono tutti. Sono campioni d'Europa in carica, anche se c'è da dire, no, per onestà intellettuale, che il campionato europeo quest'anno non ha avuto, non ha visto la partecipazione dei giocatori spagnoli. Sì, sì. Per problemi. Che sicuramente sarebbe la più accreditata. Sì, sarebbe stata, insomma, non ci sarebbe stata molta partita. Abbiamo ricevuto la visita di due nostri amiconi del Palacendro, nonché proprietari del bar all'interno della struttura e del pub The Club, dove c'è stata la festa, no? Il party giovedì sera, l'arrivo di tutti i giocatori. E intanto ci siamo un po' persi, ma credo che abbiano strappato il break la coppia Fernandez Grabiel. Dico bene? No. Mi hanno detto che ha vinto Cattaneo il game. Però... E allora sono sul 2-1 loro. Aspetta, ora controlliamo. Tanto continua ad arrivare gente a gremire. Sì, confermo. 2-1 Cattaneo Coelho. Quindi hanno mantenuto il servizio. Hanno mantenuto il servizio. D'altronde sono scambi velocissimi e sì, mantenere, basta perdere un attimo la bussola che non ti ritrovi più. A proposito di scambi velocissimi, avrei voluto chiederlo a Simone, che sicuramente ne sa più di noi, ma come si dice, pare che il gioco del padel si stia trasformando negli ultimi anni con l'avvento dei vari LeBron, dei giocatori, degli astri nascenti del padel in questi ultimissimi anni. Pare che il gioco si sia velocizzato moltissimo, è diventato molto più piatto, come spesso accade in tutti gli sport. Sì, è diventato molto più piatto e si è velocizzato tantissimo, quindi il fisico sta un po', come si dice, sovrastando la tecnica. Sovrastando la tecnica. Poi apriremo anche un discorso, magari se riusciamo ad avere ai microfoni qualche altro dei protagonisti, magari un po' più esperti. Gran punto di Coelho. Io chiudo un punto meraviglioso a rete. 15 pari. Sull'allenamento, perché si dice che ancora non c'è una cultura dell'allenamento fisico come in altri sport. E pare che il prossimo step potrebbe essere proprio quello, riuscire a... La parte fisica a crescere ancora fisicamente. Decisamente importante. Perché chiaramente nel momento in cui... Brutta volley qui di Grabiel. Infatti, grave errore questo. Che se non sbaglio li porta sul 15-40. Occhio, due palle break. Diciamo, la parte fisica è importantissima. Curare la parte fisica è importantissima. Perché con l'aumento dei ritmi, necessariamente, bisogna essere seguiti. Qui Grabiel... 30-40. Lascia andare il braccio. Forse la prima volta, la seconda volta nel match. Ha sempre lavorato molto bene la palla, ma non ha mai... tirato da... Sì, ha lasciato sempre il compito al pincio. Eccolo qui, ne fa due consecutive per recuperare la doppia palla break e decide di scendere in campo anche lui e di farci vedere che se si arrabbia sono guai per tutti. 40 pari. Sta salendo in cattedra. Sì. Di sicuro possiamo dire che fa sempre la scelta giusta. Ah sì. Maxi Grabiel, giocatore stabilmente nel circuito World Padel Tour da grande 20 esperienza. Anni, 15 anni, qualcosa di senza senso. L'anno scorso in realtà ha avuto... Qui non riesce ci arriva per poco il pincio. Chiude Coelho. Ancora palla break. Ancora palla break. La terza che devono difendere. Esce, non ci arriva dalla linea di servizio. Sì, abbiamo visto che comunque Fernandez ha questo colpo in canna, molto spesso colpisce dalla linea di fondo procurandosi un per tre. Ha una caratteristica molto particolare
Fernandez. Prova a recuperarla, rischia di farsi male. Sembra andare molto spesso in controtempo, quando invece poi riesce a trovare i tempi giusti. Provato a recuperare l'impossibile Coelho, non ce l'ha fatta. E adesso il vantaggio è per chi batte. Errore adesso del Pincio Fernandez. Abbastanza grave, non sembrava irresistibile la risposta di Daniele Cattaneo. Game molto combattuto, questo quarto game del secondo set. Coelho risponde quasi sempre alzando sul Maxi Grabiel. Non ha quasi mai provato a rispondere, a far giocare il passante, a Grabiel, ma cerca sempre di andarli sopra. Grabiel non è altissimo e non, finora, come hai detto, non ha spinto moltissimo. Conquista nel due pari intanto. Sì, intanto due pari. Sbaglia la risposta Cattaneo. Il nastro lo ha fermato e adesso la battuta va Coelho. Non so se siete riusciti a notarlo, ma Fernandez ha utilizzato il vetro laterale per uscire da questa situazione, che è una cosa molto un colpo molto particolare che non si vede spesso. Qui bene Cattaneo in pressione su Grabiel, lo costringe all'errore. Sì, il nostro Cattaneo sta comunque disputando un'ottima gara. Sì, sta facendo il suo. Pensate che gli altri tre sono tutti nei 65 al mondo, lui è 230 del mondo. Più o meno. E francamente la differenza ad ora non si sta notando. No, sì. No. Come tutti gli sport di... gran palla intanto di Coelho. Come tutti gli sport di coppia prevedono un grande affiatamento. E i due ragazzi... Ecco, era già uscito, guarda. Mamma mia. Oh, peccato. È ancora una volta il muro ad impedire una gran giocata a Gabriel. L'ha presa, però... Probabilmente con un po' di spazio, con un po' di spazio ce l'avrebbe fatto. Sì, con un po' di spazio sicuramente sarebbe stato più comodo. Quindi 3-2. Sì. Per Cattaneo Coelho. Dicevo, sicuramente un fondamentale importante è l'affiatamento di coppia in questo sport. Sì, anche se quest'anno, guardando i big, ci sono state parecchi cambi. Si sono rimescolate un po' le carte, c'erano delle coppie storiche che si sono scoppiate, anche nel panorama italiano c'è stata l'anno scorso Tinti Cattaneo, credo che si sono sciolti. No, era, se non sbaglio, Tinti con Lolo Rossi, può essere? Bravo, sì, potrebbe essere. Siamo neofiti, quindi ci dovete perdonare qualche errore di conoscenza di questo splendido sport. Credo che sarà un gap che colmeremo presto, perché è uno sport così che sta prendendo piede in questa maniera così dilagante che cominceremo... Lo stiamo testando personalmente, è una droga. Cominceremo a parlarne, a capirne sempre di più, anche perché si stanno avvicinando le emittenti televisive. Noi oggi con Antenna Sud stiamo trasmettendo per la prima volta un evento di padel, per la prima volta per la nostra regione senz'altro. Nel Sud Italia, credo in Sicilia, si sia visto qualche torneo di pari livello rispetto a questo. Quest'anno Sky si è avvicinato per la prima volta al padel, trasmettendo in diretta agli europei. Ci auguriamo di avere sempre più visibilità, che questo sport abbia sempre più visibilità. Grave errore adesso di da Grabiel, l'aspetti una volée del genere messa a metà rete. Viene Grabiel in realtà dalla stagione peggiore della sua carriera padelistica, è sceso al numero 52 del mondo, aveva una classifica migliore all'inizio del 2018. Il 2019 è stato piuttosto pessimo, sta provando a ricostruirsi una classifica, anche se è un ragazzo del 75, credo. Beh sì, abbiamo detto che da 76, esatto. Da molti anni sui campi.
quest'anno farà coppia nel vuoi parlare tu con un altro ragazzino, Lamperti, che è un altro che calca i campi da decenni. Credo sia uno dei pionieri di questo sport. Beh sì, credo proprio di sì, credo proprio di sì. Intanto abbiamo perso ancora una volta il punteggio. Eccolo, sì, è punto. Questo è punto? Sì, è sì, punto. È punto. Daniele Cattaneo riesce a recuperarlo, a tirarlo sulla rete dell'avversario. La palla è come se fosse andata direttamente sulla rete. Sì, sì, poi ha queste caratteristiche particolari. Questo sport che rendono chiaramente il tutto più spettacolare. E credo anche televisivo. Eccola lì. Ecco, non ci arriva. Il Pincio Fernandez no. Che non tradisce, anzi che tradisce. Mi pare qualche... che hanno breccato, sì. Sì, hanno breccato. 4-2. 4-2. Per Cattaneo Coelho. Un po' a sorpresa. Un po' sorpresa, ma ripeto, Cattaneo sta facendo una grande gara, magari da quello te la puoi aspettare avendo quella classifica nel Volpa del Tour, ma Cattaneo sta facendo una grande gara. Guarda qua, stavolta che è andata a morire nell'angolo, alza pallonetto Grabiel, la palla resta in campo, Cattaneo va al centro in sicurezza, ora prova ad alzare su Grabiel, ancora sull'angolo, esce bene Coelho, la palla resta in campo, sì, Fernandez per non sbagliare, ora va sopra a Daniele, Daniele deve andare di spalle, buona la volley bassa. Grabiel aveva possibilità di aggredire, non lo ha fatto. La palla tocca la trave. Pallonetto troppo alto di Coelho e quello regala il punto all'avversario. 0-15. Sì, dovrebbero cercare di confermare il break ottenuto nel game precedente per creare il vuoto ed andare sul 5-2, quindi riaprire questo match. Sì, ricordiamo il risultato perché ogni tanto è bene farlo non avendo sovraimpressioni. Il primo set è stato ad appannaggio dei ragazzi di fronte, quelli in maglia blu scuro e bianco e celeste col cappellino, e che sono Maxi Grabiel, numero 52 World Padel Tour, e Antonio Fernandez Ciano, giocatore di sinistra, numero 62 World Padel Tour, entrambi spagnoli, che conducono per un 7-0, 6-4. Sono altresì la testa di serie numero 1 del torneo. Di fronte ci sono un italiano e uno spagnolo, Daniele Cattaneo, questo ragazzo al servizio in questo momento, e Coelho Manso, che è uno dei talenti in erba del quale si parla di più. Vedi, qui probabilmente il suo rovescio bimane non lo ha aiutato. A mio modesto avviso c'è stata ancora una volta una sovrapposizione, è venuta a schiacciare qui dalla zona di sinistra, lasciando scoperto il campo, sì. 0-30. Quindi dicevo 6-4 per Gabriel Fernandez, che rispondono in questo momento. 4-2 è servizio, ma 0-30 per Cattaneo Coelho, che sono questi qui. Credo in basso. 0-40. Scusa, 0-40, pardon, sì. Stavolta funziona. Fa il buco nella racchetta di credo che debba cambiarla. La racchetta, c'è qualcuno ci porta, anzi chiediamolo al nostro amico esperto di fibre di carbonio Donato De Carlo, che ci porti un po' di fibre di carbonio, perché la racchetta di Grabiel va sistemata assolutamente. Ancora bene Daniele Cattaneo, fa sbagliare Grabiel. Piano stanno venendo fuori da questa situazione un po' complicata, che a dire il vero si erano procurati da soli. C'è l'ultima palla break da annullare. Hanno preso bene la rete, prova a farla uscire, bravo Grabiel. Ecco, qui non può nulla la coppia spagnola, urlo liberatorio di Coelho, è 40 pari. Recuperano un game che sembrava perso. Bene, molto bene per i nostri colori, molto bene per Daniele Cattaneo, che continuiamo a ribadire sta facendo una partita strepitosa, molto 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 bene. 40 pari. Ah,
Qui la fa uscire, ma se l'aspetta Fernandez. Buona, buona la lascia. Palla, Grabri la fa scorrere pensando fosse lunga, e invece gran passante. Uscita da vetro meravigliosa di Daniele. Quindi quarto punto consecutivo. Esatto, possono andare adesso sul 5-2 se fanno questo punto. Ecco, l'abbiamo chiamato Donato De Carlo. Adesso vediamo se lo portiamo ai nostri microfoni. Lui è un po' il guru nostrano. La mente storica, no? La storia del padel a Bari. E anche lui ci giocava quando... Non va fuera purtroppo. Sbaglia la valutazione, Coelho. Ha chiamato a... infatti chiede scusa un po' al compagno. Ha chiamato Siamo a Daniele... di nuovo in parità. Sì, a Daniele Cattaneo la palla che usciva. Va fuera, ma fuera non è andata. Piccolo fraintendimento tra i due, infatti, che non si aspettavano. Uno ha lasciato la palla all'altro, hanno fatto sì che Coelho potesse chiudere il punto. Ancora palla per il 5-2, Cattaneo. Sì, sembra che siano calati un po' di intensità e di concentrazione il duo Gabriel Fernandez. Questo è un grave errore. Questo è un grave errore. Danielino. Questo è un grave errore, poteva chiudere con questo smash il set, il game. E mettere una seria ipoteca sul set. Invece siamo ancora una volta in parità. Il nastro tradisce Coelho. Sì, un po' di sfortuna in questo caso. La palla sembrava sicuramente definitiva. Una giocata pretenziosa, però insomma lui ci è abituato a questo tipo di giocate. E adesso palla si ritrovano bella. Ancora una volta a cercare di difendere il servizio. La quinta, la quarta. Qui un po' di sfortuna. Ottima, ottima la giocata ancora di Daniele. Game lunghissimo. Bisogna dirlo, dopo sta partita Pasquale bisognerà chiudere i buchi che Cattaneo sta lasciando sul campo prima di giocare la prossima partita. Ancora parità. Bella. Qui si è vista la manina di Grabiel. Insomma, sicuramente stiamo parlando di un top level, quindi ha addormentato Stavolé che era tirata fortissimo. Però non mollano i ragazzi. Niente, non mollano. Ancora pari. Quinta palla break annullata. Quinta palla break. Game fondamentale questo. Ancora un errore evitabile. Forse un po' di fretta nel chiudere il punto. Sì, potevano, poteva sicuramente giocarla meglio. Sì, lavorarla di più per poi chiudere più avanti. Poi c'è la storia del settimo game, no? Che anche nel tennis è considerato quello più importante. Lunga la prima di Cattaneo. Questa a colpire addosso. Nastro la devia leggermente. Coelho chiede scusa. Sì. Molto quasi sportivamente. Evidentemente. Quasi impercettibile. Graviel accetta le sue scuse e si va ancora una volta in parità. In parità. È la sesta palla break annullata. Credo sia l'ottavo vantaggio. È bella qui come entra. Questo è il nono, nonché il terzo a disposizione di chi batte per chiudere il game. È comunque una lotta tra titani. È uscita. La recupera. Invasione. Sì, temo di sì. Tocca. Sì. Peccato. Tocca Coelho. Spettacolo che stavano combinando.
ci hanno fatto vedere. Ha fatto un gran recupero Fernandez. E il pincio. E ancora una volta vantaggio esterno. Se non ho perso il conto siamo a 7 palle break. Game infinito, ma anche delicatissimo, per cui ci sta che nessuno dei quattro molli una palla. Ricordiamo 4-2 nel secondo set, dopo che il primo è stato ad appannaggio di Grabiel e Fernandez. Riconquistano. Riescono a recuperare il break di svantaggio i due spagnoli. 4-3 adesso è servizio per loro. Occasione ghiotta sprecata da Cattaneo e Coelho. Speriamo che non debbano rimpiangerla più avanti nella gara. Diciamo che ai punti forse è giusto che abbiano vinto loro, abbiano portato a casa loro questo game. Sì, hanno avuto più occasioni. 7 palle break non concretizzate, all'ottava ce l'hanno fatta. Intanto sul campo 2 le ragazze stanno disputando il terzo dei quattro quarti di finale. Adesso vi dico chi sta giocando. Sì, sono in campo Zanchetta Stellato contro Tapia Lopez. Quindi Italia-Spagna? Praticamente un Italia-Spagna. Sì. Erika Zanchetta ed Emily Stellato. Credo che poi Zanchetta sia anche delle nostre parti. Ah, può essere, sì. Magari adesso forse riusciamo a darvi questa informazione. Come si chiama Zanchetta? Erika. Intanto torniamo in diretta, Angelo. Sì. Lunga la prima di Graviel. Recupero di Fernandez, che però non riesce e non può prendere anche di Erika, questa bandeja di Coelho. Di Erika Zanchetta ho appena trovato l'informazione, è stata anche lei nella nazionale italiana che ha disputato gli europei a novembre a Roma. Per cui insomma parliamo di giocatori di livello altissimo anche nel campo femminile. Nel torneo femminile in gran giocata, non tocca la rete, quindi valido il punto di Coelho. Una rovesciata che fa per tre, una roba senza senso, ve l'ho detto una mezz'oretta fa, è difficilissima una giocata del genere, sembra fatta con una naturalezza. Eh beh, d'altronde se uno ha 18 anni è a quei livelli, ci sarà un perché. Cambia la scelta alla fine Daniele Cattaneo, che però riprende possesso del campo. Errore adesso di Coelho. È giovane il ragazzo, ci alterna giocate pazzesche, ha qualche macchia, qualche errore di gioventù, appunto. 30-15. Oh, che bello il passante tirato a tutto braccio, sembra quasi tennistico, no, questo di Cattaneo. Beh, ma abbiamo sentito Simone prima. Se non sbaglio anche Cattaneo era giocatore di tennis, sì, quindi credo di sì, ma sai, a volte qualche reminiscenza c'è. Come vedete cercano molto spesso l'alzata su Graviel. O il passante, che in questo caso ha successo. Grabiel non è altissimo, per cui magari nella copertura della rete qualche volta può difettare. Avere qualche difficoltà. Così come difficoltà anche nello smash, quando gli alzano un pallonetto. Per tutto il resto però è il più forte in campo, per cui onore al merito. Alza un pallonetto al volo Cattaneo, difficile, ancora su Grabiel. La scelta è sempre andare a giocare lì. Bravissimo a prenderlo in controtempo adesso Coelho. Coelho entra con una volée
lunga e stretta. Però pare che sia proprio uno schema adottato dai due, quello di giocare profondo su Grabel. Sì, sì, cercano sempre di fargli girare le spalle alla rete, di fargli giocare contro il vetro. Forse anche perché, essendo il più datato in campo, può iniziare ad avere qualche difficoltà fisica. E qui fa il buco per terra, sì, addirittura arriva in tribuna la palla. Un per tre imprendibile. Break quindi della coppia Cattaneo-Coelho. No, ancora 4-3 stanno servendo. Che numero di spalle, hai visto? Ho fatto break. Stava battendo un ramo. Ci siamo un attimino persi sul punteggio. Cercheremo di chiedere informazioni. Continua a fare buchi per terra. A bucare la struttura, chiederanno i danni. Pasquale chiederà i danni sicuramente. Ancora. Praticamente ha conquistato il game da solo. Forse il set, Angelo. O il 5-4. Quindi confermiamo 6-3 per la coppia Cattaneo-Coelho, che quindi pareggia i punti. Si va al terzo, Angelo. Si va al terzo e se la giocheranno. Cambio di maglia per Pincio Fernandez. Io avevo previsto 4 quarti di finale combattuti, essendo arrivate le prime 8 teste di serie senza sorprese ai quarti. E le prime due teste i primi due quarti di finale stanno finendo al terzo set. 6-4 il primo set per Grabiel Fernandez Ciano, 6-3 il secondo per Cattaneo Coelho Manso. Si va al terzo anche qui. Ricordiamo che nel pomeriggio a seguire ci saranno altri due incontri importantissimi dei quarti, che vedranno contro Capitani Britos e i Mattatori ieri dei nostri Joaquin e Joelo contro Joel, scusate. Quindi due argentini contro un altro argentino, Perino e Fuster. Testa di serie numero 2 del tabellone, Perino Fuster, li abbiamo visti ieri giocare, hanno fatto una grossa impressione, devo dire la verità, e nonché vincitori del primo FIP Star. Hanno vinto qualche settimana fa un FIP Star, credo nel milanese se non ricordo male, per cui diciamo che sono accreditati dei favori del pronostico. Maglietta. E poi a seguire giocherà il nostro Simone Cremona, sentito adesso ai nostri microfoni in coppia con German Tatame, quindi l'ennesimo Italia-Spagna contro Sanis Riola e Zarategui Pedrosa. Quindici-0 intanto, qui si è ripartita per la coppia spagnola. Campo femminile, ho visto fare un colpo pazzesco. Non ce li raccontare, noi non li possiamo vedere, Angelo, con la telecamera, per cui ci fai solo venir voglia di giocare a questo meraviglioso gioco. Ancora Grabia che appoggia sta volley sul vetro, non spinge quasi mai, devo dire la verità, non sta facendo una grossissima impressione. Attenzione, no, si ha toccato ferma, la rete. Probabilmente Daniele ha toccato la rete. Sì, peccato, aveva fatto un gran recupero da questo smash. Oh,
attenzione, sta scoprendo. Eccolo, è stato bravo, intelligente, perché stava. Questa è bella. Questa è bella. Fernandez, però poi si perde in una giocata non difficilissima. Bravo a fargli giocare una palla in più Cattaneo. Ad alzargli l'ennesima palla al centro, che sta funzionando, talvolta funziona. La risposta di Coelho è sempre lì, l'hanno preparata, sempre sulla testa di Grabiel. Continua a giocare su di lui, evitando Fernandez come la peste. Si dice tecnicamente, Angelo, in Spagna, nevera, cioè frigorifero, quando la tecnica per la quale si tende a giocare sempre su uno dei due giocatori, mettendo un po' in frigo l'altro, che resta lì, si raffredda, e poi quando viene chiamato in causa magari sbaglia. 1-0 intanto, tengono il servizio Grabiel e Fernandez. Serve Coelho. Mette subito il giocatore Grabiel. Ho l'impressione che sia un po' distratto, come se ha qualcosa che non gli fa stare nella partita con la testa. Grabiel, non era una battuta impossibile. Credo più un fattore fisico per quanto riguarda Grabiel. Siamo al terzo set, ci può stare. 30-0 intanto. Grande recupero questo, e questa volta non si lascia pregare. Col polso, questa si spezza il polso, si fa sì che la palla schizzi verso il cielo. È stata, come mi piace chiamarla, una benedizione di Maxi Grabiel. Lo facevo notare prima, quando non c'eri, Angelo, in telecronaca. È uno sport dove i compagni di squadra parlano molto tra loro, rispetto al tennis che vuole un silenzio quasi tombale. Sì, ma facevo riferimento appunto all'affiatamento, che sicuramente è una... Sì, una cosa importante. Una cosa importante all'interno della coppia. Ci ha provato Daniele Cattaneo. Per un nulla non riesce ad arrivarci. Gran giocata. Credo sia buona. Non lo sanno neanche loro. È stata veramente al limite la giocata. Sicuramente una gran giocata. La mia impressione è stata che la palla abbia prima battuto per terra e poi sulla rete. Stanno trovando un accordo adesso, vediamo un po'. Scuote la testa Fernandez, per cui temo che non gli abbia andata buono. Credo si ripeta il punto. Sto cercando di capire il labiale. Sì, sta ripetendo il punto. Si ripete. Hanno deciso salomonicamente di ripetere il punto. Ho visto che siamo a Bari salomonicamente, come direbbe il buon Michele. Credo. No, buona. Ancora gran giocata di Cattaneo in allungo. Guarda lì, la tira, la blocca, la fa scendere addirittura dietro fuori, la rete. Ha fatto una rete. Gran giocata. Cattaneo l'ha vinto da solo a sto punto. Mamma mia. E porta a casa il game. Uno pari. Rinizia quindi la gara.
primo punto della coppia Raviel Fernandez. 15-0. Va a lungo. Colpo di fortuna di Fernandez, che con il nastro in collaborazione riesce a portare a casa il punto. 40-0. Game che scivola via veloce. 2-1 per Raviel Fernandez. Intanto, nonostante l'ora di pranzo, continua ad esserci gente. Al terzo set. Riprendiamo la cronaca perché i protagonisti sono di nuovo in campo. Alla battuta Daniele Cattaneo. ...15-0... errore di Graviel, che trova la rete su questo rovescio. Ancora Cattaneo, che però sbaglia l'angolazione. Pincio Fernandez lo punisce. 15 pari in questo quarto game del terzo set. Ricordiamo, sono un set pari. Ancora Cattaneo che tiene giù la palla. 30-15. Va a recuperare Maxi Graviel. Ancora. E questa volta è impossibile tenere lo smash di Coelho. Possibilità di portare il game a casa per l'accoppiata Cattaneo-Coelho. 40-15, due palle game. E lo portano. Due pari. Lascia scorrere Pincio ancora una volta. Entra da campione in questo scambio Coelho, porta il punto a casa. Iniziano con il piede giusto. 0-15. Cercano di difendersi in qualche modo adesso Coelho Cattaneo, ma non ce la fanno. 15 pari. Ancora servizio per Fernandez. Uno, due.
Chiama palla fuori Coelho, palla invece rimane in campo, Cattaneo lascia il campo sguarnito, quindi punto per Maxi e Pincho Fernandez che vanno sul 30-15. Molto stiloso Fernandez, se vogliamo, nelle movenze, il più bello a vedersi dei quattro. Probabilmente tennista anche lui. Adesso magari troviamo qualche indicazione. Guarda Antonio, io credo che la maggior parte, sì, un po' tutti, provenga da quel mondo lì. Coelho riesce a recuperare la palla. Fernandez cerca di avvalersi della rete. Sì, questo è un gran punto. Questo è un gran punto di Daniele Cattaneo. Il pubblico gradisce la grandissima giocata da standing ovation. 30 pari. Giustamente esulta. Sta lavorando bene Fernandez, ma molto bene risponde Cattaneo, gli dà la possibilità di chiudere. Grabiel con la sua solita palla a mezza velocità. Adesso prende campo, cerca di prendere campo Cattaneo che sì, però arretra ricacciato, nuovamente. Sì, viene ricacciato dietro a Fernandez. Ancora Grabiel, ancora nell'angolo, con calma Coelho, ancora lì. Coelho anticipa di rovescio stavolta. Usa il vetro e qui stavolta sembra corta, infatti Maxi, scusate, Fernandez non perdona. Il buon vecchio Grabiel lo ha lavorato bene al giovane Coelho, l'ha messo lì, gli ha giocato queste palle sempre più profonde, sempre più ficcanti, fino adesso a che hanno lo la palla ha fatto per sbagliare. Andare sul 3-2. Alzano ancora su Grabiel, buono sto pallonetto di Daniele. Lunga. Il rovescio lunga. Bimane lo tradisce. 3-2. Ancora 3-2. On serve, come si dice, no? Nel gergo tennistico. Adesso si riprenderà con Coelho in battuta. Ricordiamo il punteggio magari per chi si fosse sintonizzato in questo momento. Siamo un set pari, primo set conquistato dalla coppia Graviel Fernandez per 6-3. Scusate, 6-4. Secondo invece conquistato dagli avversari per 6-3. E adesso siamo 3-2 per Graviel Fernandez nel set decisivo che porterà la coppia vincente in semifinale. Ricordiamo semifinali che saranno svolte in serata. Sì, dalle 19 in poi, Angelo. Dalle 19 in poi saremo di nuovo qua. Anche se vista come sta andando, penso che rimaniamo qua. Sì, esatto, non credo che più di mezz'ora di pausa riusciremo ad avere, perché è il secondo quarto e tutti e due sono andati al tempo. Magari ti vengo a trovare più tardi. Ecco, sì. Errore di Coelho. Grabiel secondo me sta cercando lì la chiave per vincere la partita. Sicuramente Daniele sta facendo una grande gara, quindi magari in questo momento ha notato magari l'anello debole. Intanto grande stop volley di Pincho Fernandez. Guarda Coelho pure, che bello, come l'ha ribaltata. E deve essere definitiva però. Guarda lì. Si caricano i due. Si carica. Adesso entriamo nella fase clou dell'incontro.
buona. Tocca con la punta della racchetta il vetro, non riesce a controllare la palla. Quindici pari o 15-40? Mi sa di sì. Alza sul Grabiel. Cambia. Grabiel cambia. Viene un attimino il braccino a Coelho. Chiaramente sì. Una palla importantissima. Bravo! Ma porta il punto a casa. Bravo Coelho. Buona, gran giocata di Maxi. Cercano di restare a galla. Fernandez non ce la fanno. Non ce la fanno. Break. Il break che potrebbe a questo punto, Angelo, 4-2 servizio pesante. Speriamo che il nostro Daniele Cattaneo. Una cocente delusione. Per i due ragazzi. Break al sesto gioco in questo caso. Sempre la fase calda dei set è quella tra il sesto e il nono gioco. 15-0. Cercano anche di velocizzare nei tempi. Guarda, forse un atteggiamento proprio per approfittare del momento positivo. Sono rapidissimi anche di sicuro nei... Maxi Graviel detta legge in tal senso. La sua esperienza gli permette di addormentare e aumentare i ritmi della gara a piacimento. 4-2, 30-0, terzo set ricordiamo, primo set l'hanno vinto i due spagnoli che ora sono in vantaggio e sono in basso nel teleschermo, Grabiel e Fernandez. Secondo set il nostro italiano Daniele ancora Cattano, un errore del Bimane Coelho, 40-0. E terzo set ora 4-2, 40-0 per chi serve. Game che sta scivolando via sì. Velocissimamente. Sì, sembrano, soprattutto, devo dire la verità, soprattutto Coelho, che è vero che in classifica guarda lì. Cosa combina adesso? Grabiel, Maxi. La lascia passare. Sapendo. Trave, quindi trave. Rimangono in partita. Come non detto, 5-2. 5-2. Ancora errore di Coelho che è calato. Sì. Tanti errori per lui. E tanti bei punti, c'è anche da dire questo, però adesso nei game decisivi del match, al momento decisivo del match. Sta venendo fuori la vera sostanza, cioè la classifica VPT. Ricordiamo Grabiel 52 VPT e Pincho Fernandez Ciano. 62 del VPT, quindi stanno facendo un po' pesare il punch, mi pare che si dica nella box. Ah, adesso non mi chiedere termini boxistici, perché, insomma. lo spessore della loro classifica, diciamo così. Però dai, forza, non demordiamo. Hanno un atteggiamento che non mi fa impazzire. Testa bassa per Cattaneo e Coelho. Pare abbiano gettato la spugna, anche se rientrano prima dei loro avversari in campo. Stanno parlando in maniera fittizia, cercando di caricarsi a vicenda. Fitta, sbagliato. Mi correggo, Fitta. Bravo Fernandez, qui la fa uscire. Quasi c'era. Gli è sparita la palla dalla racchetta perché la palla ha colpito la parte posteriore del. Vedi, glielo sta spiegando Grabiel. La parte posteriore del supporto della rete è tornata indietro, altrimenti forse ce l'avrebbe fatta. 15-0. A servizio Cattaneo. La palla è
alta, ma non sbaglia mai Gravier non sbaglia mai un pallonetto. È bello, dicevamo prima, fa sempre la scelta giusta. Che coppiata. È bella questa, è lavorata al contrario. Bravo, quello che la tiene... Non ci possiamo credere a quello che abbiamo visto. È incredibile quello che è successo adesso. Coelho ha recuperato una palla probabilmente senza volerlo, però la racchetta l'ha messa lì perché... Ha chiesto scusa successivamente, quindi probabilmente è stato fortuito. Però io ho imparato a guardarli in questi due o tre giorni. E questi numeri ce li hanno? Sì, loro quando scappano verso la rete la racchetta la mettono comunque nel posto dove non dove si sa messo. Mai non dove si sa messo. Mai che la palla possa rimbalzarle addosso, come è successo in questo caso, e hanno dato ancora spettacolo. Missile. Bombardiere Cattaneo. Lanciato da Cattaneo. Erroraccio del Pincio Fernandez. Stanno portando a casa il game. Siamo, credo, 40-0 forse. Sì. Per Cattaneo Coelho. No, credo 30-15. Pari al momento 40-15, uscita questa. Ah, uscita? Sì. 40-15 sul 5-2, so 2-5, ora 3-5. 3-5 restano in scia. Sono obbligati a crederci. Sì, ora il nono game, il famoso nono game. Game da dentro fuori. Cattaneo Coelho. L'ha fatta morire lì, bravo Gravier, molto bravo Coelho. Tutti e dos, ha detto Daniele Cattaneo. Continua a lavorare la palla Gravier senza esagerare. Guarda questa bandeca piccolina, ecco, è arrivata la chance, è incredibile, non che ce esperienza la fa. Non ce ragazzi. La fa, è stato lì, ha giocato 4-5 pallette, preso campo, sì, poco alla volta, 10 centimetri per palla, 10 centimetri per palla, finché Coelho non ha accorciato un mezzo metro e ha chiuso il punto. Grande punto, meno spettacolare ma molto 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 intelligente e soprattutto efficace. 15-0. E intanto un po' di Daniele fortuna, viene aiutato dal nastro. Come dicevano Tommasi e Clerici, nastro azzurro. Due grandissimi commentatori del nostro tennis. Indimenticati e indimenticabili. Coelho! Coelho la tiene viva, di chiamare a sé il pubblico. 15-30 5-3, 15-30 intanto. Ancora Coelho. Va su. Scontro quasi da beach tennis. E qui no, non si dove può va? Dove va? Coelho in preda, in compresa transagonistica. Sì, infatti. Si lascia andare nell'altro campo. 30 pari. Alla Dursi, oserei dire. Commento estemporaneo. E questa volta il nastro che aveva regalato. Il nastro toglie. E quindi match point. E quindi match point, sì. Match point con Pincio Fernandez alla battuta. Palla che rimane dentro. Ha visto? La tirata lungo linea. Nel mezzo alle gambe, Cattaneo. Classico twin. Restano attaccati al match, allo scambio. Ancora Fernando non ha il coraggio di spingerla quella. Chissà che non lo paghino nello scambio. Cattaneo vuole in mezzo in sicurezza.
e la sfortuna ha voluto che finisce, finisce. Peccato, perché Coelho ancora una volta questo... scelta azzardata. Eh sì, però ci stava, perché lo scambio non finiva mai. Più si allungavano gli scambi, più Grabiel tesseva la sua tela, e quindi ha provato a chiuderlo. Applausi da tutto il palacendro per le entrambe le coppie, perché hanno dato vita a un match davvero bravo fantastico. Daniele Cattaneo, bravo Coelho, bravissimi Fernandez e Grabiel, che mantengono fede al pronostico, passano in semifinale, li rivedremo stasera dopo le ore 19. Vediamo adesso se... vediamo se riusciamo a portare qualcuno ai microfoni. Sì, io dei protagonisti del match ho qualche ospite dei nostri.